Perché Grande Fratello VIP non va in onda 17 novembre, Mediaset sospende la doppia puntata. Cambia programmazione per il Grande Fratello VIP 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle importanti modifiche legate alla messa in onda in prime time, dove sta ottenendo una media di spettatori che si aggira tra i 2,7 e i 3 milioni di spettatori a settimana. Le ultime puntate del Grande Fratello VIP sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di nuovi concorrenti, tra cui il ciclone Edoardo Tavassi che ha riacceso di nuovo il clima all'interno della casa di Cinecittà. Poi ci sono stati i casi Covid e il televoto annullato ad alimentare ulteriori dinamiche. Grande attenzione sul focolaio Covid-19 che ha colpito 4 concorrenti, trattasi di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. I 4 concorrenti sono stati isolati dal resto del gruppo e, fortunatamente, stanno tutti bene in fase di ripresa. Le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello VIP rivelano che giovedì 17 novembre non sarà trasmessa una nuova puntata serale su Canale 5. Gli spettatori che alle 21:45 si collegheranno con la rete ammiraglia Mediaset per seguire il reality show condotto da Alfonso Signorini avranno modo di vedere che al suo posto ci sarà la trasmissione Zelig condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Perché non sarà in onda il 17 novembre? Mediaset ha scelto di sospendere le 2 puntate serali del GF VIP che da questa settimana e per tutto il mese di dicembre andrà in onda con un singolo appuntamento. Cancellata la puntata del giovedì, il reality show andrà avanti solo di lunedì sera mentre la doppia puntata serale sarà ripristinata di nuovo a partire da gennaio 2023. Intanto, dopo l'ultima puntata serale del GF VIP, sta facendo molto discutere la cotta di Vilma Goic nei confronti di Daniele Dal Moro. La cantante ha aperto il suo cuore all'ex tronista di Uomini e Donne che, prontamente, ha raccolto tutta la sua dolcezza. Eppure, tale dichiarazione di Vilma nei confronti di Daniele ha scatenato pareri contrastanti sui social, c'è chi si augura che possa davvero nascere qualcosa tra di loro. Malgrado la differenza d'età e chi accusa la cantante di essere ridicola. Mi piacciono le persone come loro, che vanno al di là di quello che possa dire la gente, ha scritto un fan commentando il feeling speciale nato tra Vilma e Daniele. L'amore non ha età, ma in questo caso si esagera, ha scritto un altro commentatore social del GF VIP. Ma dai, Vilma potrebbe essere sua nonna, ha sentenziato un altro fan del reality show di Canale 5. Visti i buoni ascolti registrati dal GF VIP in queste settimane, Mediaset ha scelto di prolungare la 7ª edizione del reality show. La finale del reality show non si terrà il prossimo dicembre, bensì slitterà al mese di aprile 2023. Durante il mese di dicembre, in occasione dell'avvicinarsi del periodo natalizio, Sonia Bruganelli sarà assente in studio per qualche settimana. L'opinionista non presenzierà a tutte le puntate per staccare la spina dagli impegni lavorativi e stare con la sua famiglia. Dopo il discusso caso Marco Bellavia scoppiato quest'anno all'interno della casa di Cinecittà, il concorrente ha ammesso che gli sarebbe piaciuto poter avere una seconda possibilità e rientrare in gioco. Si era parlato anche di un televoto flash per far rientrare Marco Bellavia. La produzione accoglierà la sua richiesta. Dato anche il prolungamento fino al mese di aprile, lo scopriremo nelle prossime settimane.